Salve a tutti. Nell'intervista di oggi di Radio Liceo Medi, io, Bombini Lorenzo, noto e scusate la modestia, forse uno dei migliori professori di lettere dell'Università Italiana, in compagnia dell'illustrissimo Giovanni Buffarini, laureato a pieni voti in lettere all'Università di Oxford, saremo lieti di presentarvi un argomento principale, un tema cardine per la letteratura del nostro paese, che ripercorre le tappe della storia soffermandoci in principale su tre aspetti. Il racconto della società dalla parte dei vinti, il racconto della vita violenta e il racconto delle ferite profonde della storia. Ah, dimenticavo, complimenti per l'eleganza, Giovanni. Grazie Lorenzo, anche tu hai proprio una bella giacca. Comunque, tornando a noi, ci sarebbe molto da parlare su tali argomenti, ma intanto avrei il piacere di descrivere le loro linee generali, giusto per consentire ai nostri ascoltatori di avere un quadro più generale possibile e spero il più chiaro per quanto riguarda la prima. L'argomento principale è la vocazione speciale del romanzo o narrazione realista, che ha la volontà di raccontare i vinti, o meglio, gli stati più umili della società e di denunciare gli squilibri e le contraddizioni della modernità. È la finalità che sottende principalmente i Malavoglia di Verga, ma anche il cinema neorealista, in particolar modo quello di Luchino Visconti. Sì, passando alla seconda, scopriremo un'altra vocazione del romanzo realista, ossia il racconto dei meccanismi di sopraffazione e più in generale della continua lotta che la parte più diciamo debole della popolazione, rappresentata dai giovani, è costretta a combattere ogni giorno. Qua invece vediamo altri esponenti. Per quanto riguarda Verga, con la novella Rosso Malpelo, poi Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini e infine, nel 2006, Gomorra di Roberto Saviano. Infine la terza tappa vede protagonista le modalità con cui il romanzo e il cinema hanno creato, hanno più che altro cercato di documentare le ferite profonde della storia, quelle prodotte dal secondo conflitto mondiale. Parleremo ancora del cinema neorealista, in particolare di quello di Rossellini, e analizzeremo Se questo è un uomo di Primo Levi, che si colloca nel filone della letteratura memorialistica, che ha come protagonista la deportazione della popolazione ebraica nei campi di sterminio. Sì, Giovanni, mi scusi, la devo fermare subito. Anch'io avrei piacere di discutere con lei di tale molteplicità di argomenti, anche perché, a dire la verità, in questo pochi mi competono. Ma la redazione purtroppo ci ha consentito solo una piccola parte della trasmissione. Di conseguenza, credo sia opportuno soffermarci solo sulla seconda tappa del percorso, ossia, come tu hai già detto, sul racconto della vita violenta, che secondo me viene ben descritta da tre opere principali, ossia la novella Rosso Malpelo di Giovanni Verga, Ragazzi di vita di Pierpaolo Pasolini e infine, come già detto, Gomorra di Roberto Saviano. Nessun problema, caro Lorenzo. Partiamo allora da Rosso Malpelo, novella di Giovanni Verga pubblicata nel 1880, la quale vede come protagonista la storia di un ragazzo a cui viene attribuito tale nome a causa del colore rossastro dei suoi capelli. Egli lavorava all'interno della miniera di sabbia rossa da costruzione, dove i suoi sforzi estenuanti erano compensati con pochi spiccioli, che gli consentivano a malapena di sfamare se stesso e la propria famiglia, che era composta dalla madre e dalla sorella, poiché il padre era morto nella stessa miniera in cui lavorava Rosso Malpelo, schiacciato dalle pietre. Devo ammettere, Giovanni, che la vecchiaia purtroppo fa brutti scherzi. Ricordo poco di tale novella, ma che carattere aveva questo Malpelo? E poi un ulteriore elemento mi sfugge. Che tipo di narrazione utilizzava Verga? Sicuramente il giovane non era uno stinco di santo. Egli infatti è considerato da tutto il paese un brutto ceffo, trasandato, schivo e sporco, senza alcuna ambizione nella vita, se non lavorare a testa bassa e picchiare con crudeltà sia gli animali della cava, sia i ragazzi meno robusti di lui. Rispondendo invece alla seconda domanda, lo scrittore adotta la tecnica dell'impersonalità, assume cioè il punto di vista dell'ambiente che descrive.
Infatti, la sua voce corrisponde a quella del paese, della comunità, che guarda il ragazzo con i capelli rossi con sospetto e pregiudizi. Come è preparata la gioventù di oggi? Ora avrei piacere di intervenire parlando della seconda opera, ossia Ragazzi di Vitri per Paolo Pasolini, pubblicata nel 1955, la quale non è considerabile come un vero e proprio romanzo, bensì un insieme di 8 quadri narrativi, i quali vedono protagonista la storia di ragazzi provenienti dalle sottoborgate popolari romane del post seconda guerra mondiale, i quali a causa della loro povertà e la povertà che incombe nelle loro famiglie, anche a causa del conflitto, si ritrovano a compiere azioni spesso anche illegali per riuscire a guadagnare qualche spicciolo e sperando di portare il pane a casa. Ben detto, caro Lorenzo. Pasolini decide di scrivere l'opera principalmente per denunciare una piaga sociale, ossia quella della povertà e della violenza che incombe sulle classi sociali meno agiate. E per far ciò utilizza un registro linguistico che va dal dialetto colto, all'italiano colto, passando anche per l'italiano medio. Egli infatti decide di concentrare la sua attenzione su un personaggio in particolare, ovvero Riccetto, ragazzo pieno di vita, la cui adolescenza viene raccontata da Pasolini attraverso un narratore esterno. Che dire, Giovanni, o meglio un manuale di letteratura insieme. Ma banda alle ciance, passiamo alla terza tappa, la quale, come già anticipato, vede protagonista Roberto Saviano con il suo capolavoro Gomorra, pubblicato nel 2006. Molto bene. Saviano scrive il libro con l'intenzione di denunciare direttamente una struttura con ramificazioni oltre i confini regionali e che gestisce traffici commerciali in larga scala, il sistema, il quale vede come protagonisti boss, ossia persone che comandano un vero e proprio esercito, appartenenti a classi agiate, che purtroppo sono riusciti a prendere il possesso della maggior parte delle azioni, sia illegali che non, dal traffico di stupefacenti all'estorsione, fino ad arrivare al settore dell'edilizia o delle infrastrutture. Ah, e dimenticavo un dettaglio importante: l'opera non è un romanzo vero e proprio, bensì appartiene al genere della non fiction novel, un ibrido tra inchiesta giornalistica finzione romanzesca, la quale apprende la ricostruzione neutra ed oggettiva dei fatti, mentre la seconda la trama e i personaggi, che molto spesso sono utilizzati come modello, possiamo definirlo, per rispecchiare la società dei quartieri più malfamati. Sì, inoltre i boss hanno a disposizione un vero e proprio esercito di strada, dove i protagonisti sono ragazzi, molto spesso minorenni, che individuano nella camorra, il quale è un termine popolare usato per indicare l'organizzazione che opera in campagna, una scappatoia ai problemi economici che molto spesso incombono sulle loro famiglie. Ed è proprio qui che parte tutto. E dalle strade, dalle vele, dai palazzoni di Secondigliano, dai quartieri spagnoli o Forcella, luoghi da dove parte lo spaccio che arricchisce i boschi e poi arrivano a mettere le mani in questioni sempre più grandi. Finalmente però una persona di spessore, quale Roberto Saviano, ha deciso di aprire gli occhi ed alzare la testa, a differenza dell'omertà della popolazione campana. E quindi Saviano decide di denunciare tale organizzazione, molto spesso, forse anche tramite agganci politici, viene lasciata libera di fare ciò che vuole per i propri interessi. Bene, dalla sintesi delle opere quindi possiamo notare la presenza di un filo conduttore o anche fil rouge che lega i tre capolavori, dove, come già abbiamo detto, la protagonista principale è il racconto della vita violenta. Dico bene, Lorenzo? Non fa una piega, Giovanni. Hai avuto una buona preparazione, professore. Complimenti alla professoressa. Tornando a noi, gli aspetti in comune più significativi sono principalmente tre: le realtà rappresentate, la tipologia di narrazione e lo scopo. Per quanto riguarda il primo, infatti, possiamo notare che la realtà rappresentata non rispecchi i quartieri borghesi curati e ricchi della penisola, bensì un panorama di povertà e di degrado
che spesso viene posta in secondo piano per non dare una cattiva immagine dell'Italia, insomma. Viene in un certo modo ribaltato il canone della rappresentazione, donando importanza non più alle classi più agiate, non più alle classi agiate, bensì alle classi meno agiate e umili. Esattamente. Invece, per quanto riguarda il secondo, la bellezza di tali opere è la varietà dei registri linguistici che vengono utilizzati. Infatti, come possiamo notare, per ogni soggetto lo scrittore utilizza un particolare registro. Con Rosso Malpelo, un linguaggio del popolo. Con Pasolini, l'alternanza dell'italiano colto a quello medio. Passando per il dialetto romano e infine con Saviano, il frequente uso di termini riconducibili principalmente al dialetto napoletano. È quindi possibile inoltre constatare che gli scrittori decidono di non passare al vaglio gli argomenti trattati, bensì descrivere dettagliatamente anche le immagini più crude, scomode e difficili da raccontare. Infine, ma questo ormai credo sia ben chiaro dalla descrizione appunto delle opere, lo scopo è quello di denunciare una realtà degradata e povera, la quale poche volte nella storia aveva avuto voce in capitolo ed era sempre stata infangata. Tuttavia, però, ripensandoci bene, considerando il rapporto con la tradizione, sono presenti nelle opere alcune differenze sostanziali. Pensiamo per esempio alla produzione di Verga, il quale ha deciso di sviluppare uno studio della realtà sincero e senza veli, in relazione alla narrativa del secondo Ottocento, la quale invece tende di distaccarsi dalla difficile realtà di tutti i giorni, per donare delle temporanee scappatoie, possiamo dire, ai lettori. Infine, ma questo credo che sia ben chiaro... sì, esatto, giusta affermazione, Giovanni. Inoltre possiamo anche affermare che con il passare del tempo la narrazione diventa via via sempre più soggettiva, partendo da Verga, il quale si affida a una narrazione totalmente oggettiva, infatti, come lui stesso sostiene, rinuncia all'ente dello scrittore, passando a Pasolini, che si medesima parzialmente nella storia, arrivando poi a Saviano, il quale invece, essendo parte appunto della realtà che descrive, si immedesima totalmente nella storia, mettendo anche all'interno pareri personali e critiche. Purtroppo però, Giovanni, è finito il tempo, credo che potremmo stare ore ed ore a parlare di tali argomenti, ma oggi, come già detto, la relazione non ce lo concede. È stato un immenso piacere da parte mia discutere con lei, arrivederci. Piacere mio, professore, alla prossima.